Volevo fare una breve presentazione della lettura integrale di questo libro breve, che è Sylvie di Gérard de Nerval. E volevo usare in questo caso delle parole autorevoli, quelle di Umberto Eco, il quale ne parla anche abbastanza a lungo e approfonditamente nel suo libro Sei passeggiate nei boschi narrativi. Prendo da lui le parole per introdurre questo e per dare una chiave per questa lettura o per questo ascolto. E ne parla, ecco, come di uno dei libri più belli che siano mai stati scritti. L'ho letto a 20 anni, disse, e da allora non ho cessato di rileggerlo. Fu dedicato da giovanissimo un brutto saggio prima, poi nel 76 una serie di seminari a Bologna, poi ne sono uscite delle tesi di laurea, poi un corso all'Università di Columbia, dal quale poi sono stati fatti altri lavori. Insomma, lui dice che ne conosco ogni virgola, ogni meccanismo segreto. Questa esperienza di rilettura che mi ha accompagnato per 40 anni, mi ha provato, e questo è un punto importante, quanto siano sciocchi coloro che dicono che ad atomizzare un testo e a esagerare con il close reading se ne uccide la magia. Ogni volta che riprendo in mano Sylvie, pur conoscendo a fondo la sua anatomia, e forse proprio per questo, me ne innamoro come se lo leggessi per la prima volta. L'incipit del libro è questo. Uscivo da un teatro nel quale ogni sera mi mostravo al proscenio in gran tenuta da spasimante. E qui analizza l'uso dell'imperfetto, quindi dei tempi narrativi. L'imperfetto, dice, è un tempo molto interessante perché è durativo e iterativo. E in quanto durativo ci dice che qualcosa stava accadendo nel passato, ma non in un momento preciso, e non si sa quando l'azione sia iniziata e quando finisca. E in quanto iterativo ci autorizza a pensare che quell'azione si sia ripetuta molte volte. Ma non è mai certo quando sia iterativo e quando sia durativo, e quando sia entrambe le cose. Nell'inizio di Sylvie, per esempio, quel uscivo è durativo, perché uscire da un teatro è un'azione che comporta un percorso, ma il secondo imperfetto, oltre che durativo, è anche iterativo. A causa di questa sua ambiguità temporale, l'imperfetto è un tempo con cui si raccontano i sogni, gli incubi. C'era una volta delle fiabe, e lui continua su questo, non mi starò ad annoiare. Ma poi dice che i libri scritti in prima persona inducono il lettore ingenuo a pensare che chi dice io sia l'autore, il testo comincia con io uscivo, no? I libri scritti in prima persona, dice, inducono il lettore ingenuo a pensare che chi dice io sia l'autore. Evidentemente no, è il narratore, ovvero voce che narra. E che la voce narrante non sia necessariamente l'autore, ce lo dice un altro autore che ha scritto in prima persona le memorie di un cane. E quindi, dice Eco, noi in Sylvie abbiamo a che fare con tre entità. La prima è un signore nato nel 1808 e morto suicida nel 1855, che tra l'altro non si chiama neppure Gérard de Nerval, ma Gérard Labrun. La seconda entità è colui che dice io nel racconto. Questo personaggio non è Gérard Labrun. Quello che sappiamo di lui è quanto ci dice la storia. E alla fine della storia non si uccide. Più melanconicamente riflette, le illusioni cadono una dopo l'altra, come le bucce di un frutto. E il frutto è l'esperienza. E poi c'è una terza entità, che di solito è difficile da individuare, ed è quello che io chiamo, dice Eco, per simmetria con il lettore modello, l'autore modello. Labrun potrebbe essere stato un plagiario e Sylvie potrebbe essere stata scritta dal nonno di Ferdinando Pessoa, ma l'autore modello di Sylvie è quella voce anonima che inizia il racconto dicendo io uscivo da un teatro e termina facendo dire a Sylvie povera Adrienne, è morta in un convento. Di lui non sappiamo altro, ovvero sappiamo quanto questa voce dice tra il capitolo primo e il capitolo 14° della storia, che si intitola appunto L'ultimo foglio.
Dopo rimane solo il bosco e sta a noi entrarvi e percorrerlo. Bosco è il bosco narrativo, insomma, l'esperienza della lettura, il percorso che si attraversa attraverso la lettura, secondo Eco. Altra osservazione che fa Eco, poi concludo. Usando l'imperfetto all'inizio, la voce che abbiamo deciso di chiamare Narval ci dice che noi dobbiamo apprestarci ad ascoltare una rievocazione. Dopo quattro pagine la voce passa subitamente dall'imperfetto al passato remoto e racconta di una notte passata al club dopo il teatro. Ci fa capire che anche qui ascoltiamo una rievocazione del narratore, ma che ora egli rievoca un momento preciso, il momento in cui, conversando con un amico sull'attrice che egli ama da tempo, senza averla mai avvicinata, si rende conto che ciò che egli ama non è una donna, ma un'immagine. Ma poiché ora egli si trova nella realtà fissata puntualmente dal tempo passato, legge su un giornale che, nella realtà, quella sera all'Oasi, luogo della sua infanzia, si sta svolgendo la tradizionale festa dell'arco, a cui partecipava fanciullo invaghito della bella Sylvie. Nel secondo capitolo il racconto riprende all'imperfetto. Il narratore passa alcune ore in semisonnolenza in cui rievoca una festa della sua adolescenza. Ricorda la tenera Sylvie che lo amava e la bella e superba Adrienne, che quella sera aveva cantato nel prato, apparizione quasi miracolosa, e poi era scomparsa per sempre tra le mura di un convento. Tra il sonno e la veglia il narratore si domanda se egli non stia amando sempre e senza speranza la stessa immagine, se cioè per ragioni misteriose Adrienne e Aurélie, l'attrice, non siano la stessa persona. Nel terzo capitolo il narratore è colto dal desiderio di raggiungere il luogo delle sue memorie d'infanzia. Calcola che potrebbe arrivarvi prima dell'alba. Esce, prende una carrozza e lungo il viaggio, mentre incomincia a scorgere le strade, le colline, i villaggi della sua infanzia, inizia una nuova rievocazione, questa volta di un periodo più vicino, che risale a circa 3 anni prima. Ma il lettore viene introdotto a questo nuovo flusso di ricordi da una frase che, se la leggiamo con attenzione, appare stupefacente. La frase è questa: e mentre la carrozza sale lungo i pendii, ricomponiamo i ricordi del tempo in cui ci venivo tanto spesso. Chi è che pronuncia o scrive questa frase? Chi ci comunica questo avvertimento? Il narratore? Ma il narratore, che sta parlando di un viaggio svoltosi anni prima, quando era salito su quella carrozza, dovrebbe dire qualcosa come: mentre la carrozza saliva lungo le balze, io ricomposi o iniziai a ricomporre. O mi dissi, su via, ricomponiamo i ricordi del tempo in cui ci venivo tanto spesso. Chi sono, anzi, chi siamo invece quei noi che insieme dobbiamo ricomporre delle memorie e quindi accingerci a compiere un nuovo viaggio verso il passato? Noi che dobbiamo farlo ora, mentre la carrozza sta viaggiando nello stesso momento in cui leggiamo, e non allora, quando la carrozza stava andando, nel momento passato in cui il narratore ci parla. Questa non è la voce del narratore, è la voce di Narval, autore modello, che per un istante parla in prima persona nella storia e dice a noi lettori modello, mentre lui, il narratore, sta salendo per le colline con la sua carrozza, ricomponiamo, con lui certo, ma anche io e voi, le memorie del tempo in cui lui veniva così sovente in questi luoghi. Questo non è un monologo, è la battuta di un dialogo fra tre persone. Narval, che si inserisce surrettiziamente nel discorso del narratore, noi che siamo chiamati in causa altrettanto surrettiziamente, mentre crediamo di poter assistere alla vicenda dal di fuori, noi che credevamo di non essere mai usciti da un teatro, e il narratore che non viene lasciato fuori, perché è lui che in quei luoghi veniva così spesso. Queste, insomma, un po' anche alcune problematiche che sono interessanti da conoscere e che suscita questo libro, questo romanzo breve, tanto per introdurre, raccogliendo alcune parole di Eco, per far capire come questo sia un romanzo particolare, si possa leggere anche con delle chiavi di lettura, diciamo, che vanno al di là di una semplice conoscenza della trama, insomma, o di una semplice percezione di quanto succede nella storia. E quindi vorrei lasciarvi con questa curiosità, con questa voglia di entrare in questo libro, in questa storia, anche cogliendovi un senso, un significato, una profondità diversa, maggiore. Saluto.